Padre Pino Puglisi, agli inizi degli anni 90, divenne parroco di Brancaccio, la borgata più dimenticata della città di Palermo. Non una scuola media, non un asilo nido e nemmeno un consultorio o centro sociale comunale. Solo una scuola elementare e una materna. La scuola media, vecchia fissazione di padre Puglisi, era l'unico modo per strappare tanti ragazzi alla mafia. Don Pino trovò dei locali in cui avviare il centro di accoglienza a Padre Nostro, ma i locali erano quelli dove Cosa Nostra teneva armi, droga ed esplosivi. Toccare quei locali significava essere condannati a morte. Cominciarono così le minacce, poi il decreto dei boss. Salvatore Grigoli, autore dell'omicidio di padre Pino Puglisi il 15 settembre 1993, al processo racconta: «Uno dei miei capi mi contatta e mi dice: si deve fare questo omicidio. Madre Natura, ovvero Cosa Nostra, ha mandato a dire di fare questa cosa. Così abbiamo deciso di intervenire subito». A Salvatore Grigoli, quell'assassinio gli ha cambiato la vita. Un assassinio che, racconta, ci sembrò subito come una maledizione, perché da allora cominciò ad andarci tutto storto. Da allora Salvatore, all'epoca trentenne, si è pentito e ha deciso di collaborare con la giustizia dopo l'arresto. Sentì per la prima volta il nome di Puglisi un paio di giorni prima di ucciderlo, quando mi hanno comunicato che doveva morire. C'era la convinzione che il centro Padre Nostro, da lui creato, fosse un covo di infiltrati della polizia. Poi si scoprì che non era vero. Ma innanzitutto perché nelle prediche a messa parlava contro la mafia e la gente sentiva questo suo fascino. Oggi mi voglio rivolgere ai cosiddetti uomini d'onore, perché chi usa la violenza non è un uomo, è una bestia! Passo un attimo a casa, mi cambio e arrivo. Non vi mangiate la torta senza di me. Intorno alle 21 lo avvistammo in una cabina telefonica mentre eravamo in macchina. Andammo a prendere l'arma. Toccava a me. Ero io quello che sparava. Quando lo abbiamo raggiunto era tranquillo. Che era il giorno del suo compleanno lo scoprimmo dopo. Spatuzza, un componente del comando che lo uccise, gli tolse il borsello e gli disse: padre, questa non va bene. Vi aspettavo. Lo disse con un sorriso che mi è rimasto impresso. C'era una specie di luce in quel sorriso, un sorriso che mi aveva dato un impulso immediato. Non me lo so spiegare. Io già ne avevo uccisi parecchi, però non avevo mai provato nulla del genere. Me lo ricordo sempre quel sorriso, anche se faccio fatica persino a tenermi impressi i volti, le facce dei miei parenti. Quella sera cominciai a pensarci.
qualcosa si era smosso.